il debutto di Elvis Abruscato sulla panchina della Berretti Amaranto. Berretti Amaranto che nella passata stagione si è laureata vice campione d'Italia dopo uno straordinario cammino che l'ha portata fino alle finalissime per il titolo nazionale, una Berretti Amaranto che dunque ricomincia con un nome eccellente, soprattutto un nome a cui sono legatissimi i tifosi dell'Arezzo, quello di Elvis Abruscato. Quindi attenzione, uno contro uno con Centonzi, ancora Fiorindi, pensa forse al tiro, parte un tiro, diventa un assist per Rampelli che porta in vantaggio l'Arezzo, il primo gol della stagione targato Elvis Abruscato e di Rampelli. Dalla conclusione di Fiorindi è nato l'assist per Rampelli che si è trovato in piena area di rigore. Ancora a Fiorindi. Fiorindi poi prova il gran tiro dalla distanza, c'è la papera sulla conclusione improvvisa di Salvestroni, il portiere Serafini se l'è lasciata passare. Arezzo che a parte Fiorindi è tutto a coprire, parte il pallone sotto porta, c'è il palo e il gol. C'è il palo e il gol dell'1-2, la Lupa Roma dunque accorcia le distanze direttamente su calcio d'angolo con questa deviazione che è stata di Sarrocco. Attacca subito però il nuovo entrato Bellisti, nel rigore finisce giù, attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore, 19 secondi, sta urlando di dolore Bellistri, ammonito Bonfini, pronto Gambale, destro di Gambale, imparabile, è il pareggio della Lupa Roma dopo due minuti di gioco, scivolata Bellistri e poi fallo di Perugini, calcio di punizione. Proteste anche dal pubblico, ancora qualche parole, intanto c'è Świderkowski, attenzione, giallo per Świderkowski, già ammonito, espulso. Espulso Świderkowski che è andato a urlare, c'è un altro espulso, attenzione. Espulso anche Bellistri, credo. A sinistra Sarrocco che a destra Pace, superati con molta facilità, Metolli ruba il pallone al portiere, la palla sta andando in rete, ci va! Ci va per il vantaggio dell'Arezzo, 3-2, Metolli ha trovato la deviazione buona con il portiere Serafini in uscita. Partita dove il primo tempo potevamo chiuderla con un margine di vantaggio superiore, è stato un peccato non poter aver concluso il primo tempo 3 o 4-1, e dopo chiaramente il secondo tempo avendo preso gol su calcio di rigore, quindi su episodi, è chiaro che dopo la tensione, la prima partita, la gara, il caldo, tutte componenti che hanno fatto perdere un po' la testa e le misure.